Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere un po' di cose che ho comprato al DM. Iniziamo con questi che sono dei cereali rose, quindi si devono prendere per forza. Poi abbiamo un bello shampoo alla pesca. Poi questo che invece è un bagnoschiuma dei Tesori d'Oriente, lo volevo provare veramente da tanto. Hanno queste confezioni bellissime anche con quello per attaccarlo nella doccia. Un altro bagnoschiuma, la Balea ha questa linea, insomma, con questo packaging stupendo. Questo invece è un sapone, penso, per le mani al limone. Per quanto è giallo, io odio il giallo, è molto carino. Differente invece è questo che è rosa e è un sapone per lavare i piatti. Cioè, il colore è stupendo. Poi questi invece sono questi non so perché, vabbè, questo è un deodorante, costano veramente poco. Questo è un altro deodorante, mi piacciono molto questi qui delle linee molto neutre. Questo invece è questo bonbon Malizia che non so, andavano di moda penso 30 anni fa. Poi non si può andare via dal DM senza prendere un tè, questo l'ho preso quando volevo dimagrire, quindi la linea Slim, va bene. E lo stesso non si può andare via senza aver preso un regalino per i gatti. Poi abbiamo queste salviettine per l'igiene intima. Poi questo invece cos'è? Ah, è una cosa sì per i capelli, per farli gloware. Questa invece è una crema da notte che in questa versione insomma piccolina che in realtà io mi tengo nel comodino così almeno me la posso mettere la sera prima di andare a dormire, però sarebbe quella da portarsi dietro in vacanza. Questi invece sono dei sali da bagno che io uso per fare tipo quando con i piedi, insomma, perché non ho la vasca. Questa è una maschera per capelli colorati, la devo fare al più presto. Questo io non mi ricordo che cos'è, cioè ce l'ho da qualche parte, ma non so cos'è, sembra un olio o qualcosa, boh, non lo so. Poi questo invece è uno smalto trasparente, questo invece è un burro cacao che è buonissimo, almeno spero di averlo preso alla profumazione che avevo già, perché è veramente buona. E poi ecco qui le maschere viso, cioè queste sono proprio la mia droga. Ne abbiamo una al riso che bisognava prendere per forza perché c'è cioè, al riso. Questa bisognava prenderla per forza perché ha la mucca. No, vabbè, allo yogurt, però questo packaging con la mucca è stupendo. Questa è lo stesso, cioè guardate che pacco che c'è con questo cactus, è meraviglioso. Non è che si può lasciare lì. Questa invece, sempre di quelle neutre che comunque mi ispirano un sacco, questa qui all'acqua, tra l'altro la loro linea, quest'acqua è buonissima, ho anche una crema a viso stupenda, questa vabbè, nemmeno a dirlo, cioè il chai latte, ma quanto mi manca il chai latte, dove lo posso comprare? Non lo so. Poi questa invece una maschera ai sali del Mar Morto, cioè sembra lo stesso stupenda con questo colore azzurro, questa che ve lo dico a fare, cioè al chocolate cookie non si può lasciare lì. Questi sono invece dei pad per occhi arcobaleno, e cioè mi sembrano meravigliosi, quindi si autoesplica da solo, ma come parlo non lo so. E questi cosini qui per gli occhi che ne ho provati di altri tipi e mi sono sempre molto piaciuti. Qui dovremmo essere arrivati alla fine, penso, perché il video sta andando avanti. Sì, siamo arrivati alla fine, quindi seguitemi anche su Instagram e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!